spammare le truppe sul ponte, ragazzi, si sta dimostrando una mossa super vincente e lo fa vedere proprio il deck con cui voglio giocare insieme a voi nel video di Clash Royale di oggi. Un deck davvero super super interessante. Come vedete, io non sono ancora riuscito a maxarlo, l'ho provato ed è tanta roba. Maiali Royale diventati veramente potentissimi e dentro nel meta Peccone, Fuorilegge, Mago Elettrico, il Cacciatore e tante altre carte che sono super super interessanti. Voglio vedere insieme a voi come farlo girare bene. Allora, siamo contro Cino degli Argentina. Qui si può partire tranquillamente con un Principe Nero sulla sinistra. Lui gioca una Fuorilegge, dobbiamo lasciarla entrare in questo momento. Fuorilegge che andrà sulla torre. Questo ci permette però di giocare lo Stregone Elettrico e andare a spammare subito i maiali. Devono andare proprio così. Devono andare così, guardate, non ha praticamente effetto la sua giocata degli scheletrini. Abbiamo la Poison che può mangiarsi anche senza problemi il suo Goblin Cerbottaniere, ha anche devastato sia la Valchiria che la torre. Andiamo a fermare la sua Fuorilegge con la nostra Fuorilegge, aiutata anche dalla torre. Questo ci permette forse di compiere un attacco. Fuorilegge che può ingaggiare, poi bam! Dentro con la carica. Sempre giocare truppe sul ponte. 959 la sua torre in alto a sinistra, 2054 la nostra in basso. Lui decide di fare una giocata molto discutibile, quella di aprire in difesa. Lui gioca una Tesla, molto bene, noi giochiamo un Peccone. Di solito è meglio utilizzarlo nella fase di due pair, però in questo momento il Peccone non sarebbe carta migliore da giocare, soprattutto per counterare il suo Gigante Elettrico. Insieme al Peccone andiamo con un doppio supporto. Pronta anche la Poison. Poison in questo momento che deve toglierci dai piedi il suo Goblin Cerbottaniere. Possiamo quindi entrare e Cacciatore con Stregone Elettrico riescono in qualche modo a fermare la Valchiria. Poi ci pensa in realtà la Fuorilegge, non subisce neanche un danno. Qualche male, qualche danno l'abbiamo fatto alla torre. Fuorilegge contro Fuorilegge, qui succede ciò che è successo prima. Al contrario, lui riesce senza nessun problema a counterarci. Sotto con i maiali giocherà la Tesla. A me qua interessava che fosse la torre a fare male. I maiali possono distruggere la sua struttura e forse addirittura arrivare. No, non ci arrivano, ma questo ci ha permesso di recuperare un sacco di elisir per far entrare il suo Gigante Elettrico, mettendo il nostro Pekka pronto. Ovviamente Poison di nuovo, via come prima, e sotto con la Fuorilegge. Facciamola sempre caricare questa Fuorilegge. Attenzione al suo fulmine, noi riusciamo comunque senza problemi a proseguire con il nostro attacco. Maiali Royale vanno giocati adesso. Attenzione all'orda di scheletri che dovrebbe arrivare a brevissimo. Siamo dentro con i maiali. Siamo dentro con i maiali, gli stiamo mangiando la torre. Ed è un devasto senza fine. Mamma mia ragazzi. Che potenza, che potenza. Come potete vedere ragazzi, non c'era nulla da fare per lui. Si giocano le truppe sul ponte senza paura e si va. Andiamo a vedere un'altra partita. Immaginate questo deck maxato ragazzi, immaginatelo maxato. Andiamo avanti contro Yonkil del clan 272. Aspettiamo che apre lui, vediamo come rispondere a un suo attacco. Lui non apre. Momenti di attesa snervanti. Io non ho. Per me va bene così. Che facciamo? Io non apro, non mi dispiace. Non ho delle buone carte di apertura. Avrei aperto. Non è che non ce le ho. Non voglio che lui mi counter il mio attacco. Quindi ci guardiamo negli occhi? Ancora per molto? Ci guardiamo negli occhi con il signor Quenchuan. Io non ho nessuna fretta, guarda, possiamo aspettare tutto il giorno. Apri. Apri. Non apre. Sor Quenchun non apre. Qui, ragazzi, parte la sfida. Il primo che apre si dimostra debole. Andiamo al pareggio così. Io non ci credo che andiamo al pareggio così. 1:55. È passato 1 minuto e 10 secondi in questo momento.
Nessuno ha fatto ancora la sua apertura. Mi dispiace, caro. Hai trovato l'uomo più resistente del mondo. Non mollo assolutamente. Apri lui. Attenzione. Principe. Sotto adesso, sotto adesso. Sotto adesso, dentro, 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 dentro. Attenzione al Double Prince. Forse questa poison potevamo anche un attimo evitarcela. Vediamo se ci aiuta. Comunque il principe normale subisce un sacco di danni. In realtà abbiamo fatto bene, perché qua ci dovrebbe pensare la torre a fermare il suo attacco e quindi a tenerci in una situazione di vantaggio. Adesso possiamo giocare. 2162. Estrattore di Elisir. Qui bisognava attaccare instant. Ma non è un problema. Bisogna solo stare attenti. Quell'estrattore è pericolosissimo. A questo punto vado. A questo punto vado. Devo obbligarlo a giocare. Va bene così. Va bene così. Andiamo, 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 andiamo. Nessuna fretta per me. Andiamo anche con una bella palla di neve. Lui è bello pieno di Elisir. Lui è bello pieno. Forza con la poison, forza con la poison. Non lo so, non lo so. Qua è devastante. Qua è devastante, ragazzi. Entra cattivissimo, fortissimo del suo doppio Elisir. Non posso fare altro che dichiarare sconfitta pesantissima per me, purtroppo. Non c'era molto da fare. Ci rifaremo. Ci rifaremo in questa, ragazzi. Molto bravo, molto bravo, molto bravo. Peccato, torre a 5,87. Avevano fatto abbastanza male i suini. Andremo a rifarci in un'altra partita, non è un problema. Prima però voglio aprire insieme a voi il baule della, del clan. Quello che è arrivato, quello della guerra, scusatemi. Il mio clan è arrivato primo. E quindi vediamo un pochettino. 3570 di gold, 395 barbari scelti, 102 torri bombardiere, 12 spaccamuro. E attenzione. Oh, mago elettrico, mago elettrico, mago elettrico! Let's go! Mago elettrico migliorabile. Andiamo a 26.000, io direi di farlo immediatamente, ragazzi. Mago elettrico, portiamolo a livello 11. Cattivo. Una carta che secondo me, se maxata, diventa davvero devastante. Avanti ancora. Squid del team Hell Spell. Questa volta siamo noi aggressivi. Principe nero. Lui gioca i maiali. Mago elettrico centrale. Dovrebbe aiutarci per fermare entrambe le coppie di maiali. Andiamo. Maiali anche per noi, e si parte. Oddio, cos'è? Lo stesso deck. Ma non è proprio uguale, non è proprio uguale. Mi servirebbe questa poison immediatamente. Forse la aspettiamo, forse la aspettiamo. Niente poison, niente poison. Recuperiamo, recuperiamo. Devastante, ragazzi. Un attacco veramente infermabile. Che potenza, che potenza. Mago elettrico, anche se al 9. E ovviamente, come tutte le carte giocate nella modalità, è veramente potentissimo. Cacciatore. Potremmo supportarlo con questo attacco. Andiamo avanti così. Pronta la poison. Andiamo a difenderci. Dobbiamo farlo arrivare un attimino avanti. Ok. E adesso andiamo a difendere. Andiamo a difendere. Dai, 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 dai. Giù il gran cavaliere. Perfetto. Attacchiamo con i maiali. Si va, si va, si va, si va. Dobbiamo giocare la gabbia goblin. Non la gioca, attenzione. Sì che andrei con la poison adesso. E invece no, è ancora vivo il peccone. Aspettiamo, aspettiamo. Va bene così. Va bene così, va bene così. Non andava, non aveva senso. Possiamo counterare il suo mago elettrico con il mio di mago elettrico. E poi la fuorilegge subito dietro. In aiuto. Fuorilegge anche per lui. La va a zappare. Fuorilegge che si impattano a vicenda. Subiremo un attacco? Non lo voglio subire. Non l'avremmo subito. Poison adesso. Parte in questo momento. Colpisce anche il mago elettrico insieme alla torre. E alla strega madre. Peccone.
Vediamo se siamo veloci. Una bella palla di neve gigante sui maiali. In questo modo la torre mi può aiutare. Abbiamo anche spostato il maiale che quindi ha attivato la torre centrale. E siamo pronti. E siamo pronti, ragazzi. Fuori legge e maiali, andiamo. Di nuovo la poison. Andiamo a danneggiare tutto quello che c'è nell'area sotto la poison. Il peccone è sotto attacco. In qualche modo abbiamo potuto counterare. Dobbiamo di nuovo giocare un peccone. E ancora la palla di neve gigante. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di aiuto. Dentro così, peccone. Dentro così, peccone. Bene così. Vai, vai che si spamma. Vai che si spamma, vai che si spamma. E adesso aiutiamolo. Continuiamo con la poison, continuiamo con la poison. Serve aiuto, serve aiuto, serve aiuto, serve aiuto. 130, vediamo se la riusciamo a chiudere. Dovremmo finire così la partita. 70-47. E con la palla di neve andiamo a prendere la seconda vittoria. Wow, wow, wow. Molto bene. Facciamone ancora uno, ragazzi, prima di salutarci. Intanto vi ricordo, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione qua sotto, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like, un cuoricino, ci tengo tantissimo, e i vostri commenti su come vi sembra il deck, ovviamente. Io li leggo. Andiamo avanti. Abbiamo aperto con il cacciatore. Se lui se la gioca così, io me la gioco così. Ha voluto spammare subito il rocket. Potremmo preparare un buon attacco qui. Bisogna solo essere un po' veloci. Pronti ad andare. Non locca il peccone. Ed infatti con la poison possiamo fare lo stesso discorso di prima. Peccone che può andare a colpire nuovamente il cavaliere. Viene taggato dalla torre inferno, ma riesce a tirare ugualmente un paio di colpi pesantissimi. Giù la torre. Giù la torre. Fermiamo subito la sua princess. Lasciamo andare. Andiamo a counterare con una palla di neve. La palla di neve è veramente devastante come counter per il barile. Principe nero. Sfruttiamo il suo attacco. E qui io lo obbligherei, sinceramente, ad andare a difendersi anche sulla destra. Va a giocare una princess. Dovrebbe giocare anche la torre, infatti, eccola qui. Non abbiamo bisogno di fare niente di strano. Possiamo tranquillamente lasciargli sprecare l'Elisir, guadagnare tempo e prepararci per il nostro prossimo... la nostra prossima difesa. Mago elettrico. Togliamo la princess. È quella che potrebbe darci veramente fastidio. Se lui gioca un'altra torre... infatti non la gioca. Bella anche questa combo. Andiamo con il peccone. Attenzione al suo rocket. Deve decidere cosa giocare. Non posso fargli ciclare il rocket, quindi deve obbligatoriamente mettere giù un cavaliere. Giocata interessante. E poi tira anche il tronco. È per fargli perdere tempo in realtà, ragazzi. Non... interessante la sua giocata, interessante. Andiamo comunque con la poison per counterare. C'è il peccone che è riuscito ad arrivare fino alla torre centrale. Lui continua imperterrito. Andiamo col cacciatore per togliere sempre la princess. Non dovrebbe essere un problema il suo cavaliere. E c'era anche la fuorilegge che stava impattando pesantemente. Cacciatore che riesce addirittura a oltrepassare il ponte. Si gioca il tutto per tutto. Ma non è possibile fermarci. Mamma mia, ragazzi, che gran deck. Spero che anche questo video di Clash Royale ovviamente vi sia piaciuto, ragazzi. Pensate di utilizzare questo deck maxato, secondo me è devastante. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio. Mi raccomando, non dimenticate il like, un bel pollicione in su. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!